Se sono poco più di 1 milione le badanti, come è stato accennato, i caregiver familiari, cioè le mamme, i figli che assistono la persona anziana, le mamme che assistono il disabile o il giovane che ha dei problemi, eccetera, 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 in Italia si ritiene che siano circa oltre 5 milioni. Sono quelle persone che si sentono un po' abbandonate, perché di fatto devono vivere completamente la loro esistenza, prendendo in carico, e quindi rinunciano a tante cose, spesso donne, lavoro, la vita sociale. In realtà la figura professionale, torniamo al termine più corretto, dell'assistente familiare, che può anche essere chiamato caregiver, per usare un termine anglosassone, caregiver professionale, c'è il caregiver familiare, che è il cittadino che ha la sfortuna, se vogliamo chiamarla sfortuna, di avere un proprio caro che ha dei grossi problemi, ha una grossa fragilità, e il caregiver professionale che fa per professione, come tutti gli altri professionisti, il più evidente, e dico il portiere, lo psicologo, il fisioterapista, l'assistente sociale, eccetera. Regione Lombardia, in realtà, fin dal 2008 ha identificato dei percorsi formativi per formare gli assistenti familiari, perché chi sono proprio? Chiamarli figure professionali è la prospettiva, in realtà sono badanti, cioè persone che vengono da paesi stranieri con tutto il loro dramma esistenziale, che a stento parlano italiano e che vengono a un certo punto proposti per un'assistenza a una persona fragile a domicilio. E sono previsti questi corsi, tra cui il nostro corso di formazione per assistenti familiari. Stiamo svolgendo la 17ª edizione, sono oltre 160 ore di formazione. Significa che alla fine di questo percorso competenze acquisite sono veramente competenze, capacità di gestire a domicilio pazienti estremamente complessi, tratta di una vera e propria figura. Se i caregiver familiari sono 6 milioni, c'è una necessità enorme di avere degli assistenti familiari competenti. Quello che è carente, abbiamo sentito le carenze, direi, nell'ambito della medicina territoriale sono enormi, è una insufficienza, una carenza di quei servizi che dovrebbero consentire un confronto tra la domanda l'offerta. Assistenti sono il servizio UMI Colta Padano del Comune di Milano, e poi ci sono degli enti del terzo settore, ad esempio la cooperativa Piccolo Principe, che sono accreditati dalla Regione Lombardia per l'inserimento lavorativo di assistenti familiari adeguatamente formati. Vedete qui le normative anche europee, indicazioni regionali, e prevedono questa figura professionale con il rilascio, nel nostro caso, di tutti i corsi accreditati dal Comune di Lombardia, sono formazione più breve, formazione più approfondita, rilasciano alla fine un attestato di competenza acquisita lasciato dalla Regione Lombardia stessa e documenta le competenze realmente acquisite. Ecco, volevo dire che alla fine del nostro percorso formativo di oltre 160 ore, le cosiddette badanti formate hanno la possibilità di ricevere questi attestati di competenze del profilo professionale individuale, che viene inviato a tutti quegli enti, a quelle realtà che dovrebbero facilitare l'inserimento.